Con il 31 marzo è terminato lo stato d'emergenza, ma l'attenzione relativa allo stato attuale della pandemia rimane alta. La direttrice sanitaria dell'USS Dolomiti di Belluno ci aggiorna sugli ultimi dati relativi a contagi e ricoveri. Ieri abbiamo riscontrato 221 nuovi positivi. Questo dato continua a rimanere un pochino alto, per cui bisogna che facciamo attenzione affinché la circolazione virale si abbassi. Sapete che la nostra incidenza settimanale è pari a 574 casi ogni 100.000 abitanti. Rimane un po' altina, però sempre molto bassa rispetto all'incidenza nazionale, che pari invece a 810 casi su 100.000 abitanti. In particolare, noi abbiamo in questo momento 42 pazienti ricoverati in area non critica tra le nostre malattie infettive e le nostre pneumologie. Ma di questi sono 28 i pazienti che sono ricoverati e che noi chiamiamo Covid per caso, quindi solo 14 pazienti hanno una sintomatologia ascrivibile alla malattia da Covid. Abbiamo nessun paziente in terapia intensiva, quindi questa è una gran bella notizia, mentre abbiamo 18 pazienti in ODC, quindi al termine della loro convalescenza tra Auronzo e Feltre. Continua il grande impegno a titolo volontario e gratuito di medici, infermieri ed operatori sanitari in pensione. Sono oltre 6.500 le ore di lavoro regalate per la salute della comunità. Non solo altruismo, dunque, ma anche orgoglio di esserci per la propria gente.